Ci sono momenti in cui il Signore guarisce, noi sappiamo che il Signore guarisce, ma ci sono momenti anche il Signore dice no. E allora che fai? Perdi la fede perché il Signore ha detto no? A volte ci vuole più fede a vivere per Cristo nella sofferenza che attraverso la fede essere liberati dalla sofferenza. No, fratello. Ma questo è poco importante. Quando Paolo, ho concluso veramente, pregava e la sua preghiera faceva centro, un giorno ottenne un no da parte del Signore. Devi liberarmi da questa situazione, una malattia che era probabilmente una malattia agli occhi, probabilmente era comunque una malattia che gli altri vedevano e agli altri faceva un po' ribrezzo questa malattia di Paolo. Lui prega tre volte e tre volte dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si manifesta nella debolezza. Però non possiamo dire che Paolo non abbia vissuto una vita al centro della volontà di Dio. O dalla vita di Paolo non se ne è raccolto dei frutti. Anche oggi ne raccogliamo dei frutti, fratelli. Fratelli, desiderio nostro più grande. Allora adesso tornate a casa. Intanto, tornando a casa e guardando allo specchio, anche le sorelle, dici: io sono un pugile. Però sono un pugile che non va mai sul ring, un pugile che non conquista mai un trofeo, un pugile le cui mani non si sono mai alzate, non gliel'hanno mai alzata in segno di vittoria. Ma che pugile è? Io sono un grande giocatore. Però se sei acquistato da una grande squadra dove ci sono giocatori più grandi di te, tu stai sempre in panchina. Dici: che bello stare in panchina, non ti accontentare della più bella panchina della più grande squadra del mondo. Signore, come stai pregando in questo periodo? Signore, grazie per il cibo, benedicilo. Signore, benedici mia moglie, benedici mio figlio, mia suocera. Vabbè, ci devo pensare se la devi benedire o no, no? Poi vai a letto: Signore, benedicimi questa notte, ti infili sotto le coperte domani, Signore, buongiorno, un altro giorno davanti a me, ti immergi nel lavoro, nel traffico. Questo, ah, che bella la mia vita cristiana, che bella la mia vita cristiana inutile, che ha cambiato religione. No, non ci sto, non mi piace, io lotto al pugilato, non come chi batte l'aria. Servizio al Signore, la mia vita per il Signore è una vita che ha un senso. Il Signore mi sta benedicendo e io sono fonte di benedizione.